Paris Saint-Germain, Lens termina con un pareggio. Il PSG fa un solo gol e il Lens ne fa anch'essa soltanto uno. Un pareggio dunque che si conclude a margine di una partita di prima di Ligue 1, prima di Ligue 1, che era importante sicuramente per il PSG, tanto che comunque, nonostante il risultato, può ritenersi il Paris Saint-Germain piuttosto soddisfatto, va bene? Ma vediamo nel dettaglio, prima di tutto, i gol che li ha fatti, gli autori dei gol, e cerchiamo di trarre un bilancio sintetico ma efficace di questa partita. Allora, a segnare il gol per il PSG è stato il buon Lionel Messi, o Lionel Messi che dir si voglia, non nel primo tempo ma nel secondo tempo, precisamente al 68° minuto di gioco. La risposta del Lens non si fa disattendere e giunge dopo 20 minuti circa dal gol di Messi e arriva da parte di Jean, Corentin Jean, all'88° minuto di gioco. Vi ricordo che arriva anche un'espulsione di Kevin Danso, giocatore del Lens, al 57° minuto di gioco del secondo tempo. Partita abbastanza bilanciata, bilanciata nel giusto, equa da parte del PSG, da parte del Lens, la bravura di entrambe le compagini comunque secondo me è evidente, anche se qualcuno si ostina a dire che la partita è stata migliore rispetto all'altra del Lens, in realtà secondo me, anzi azzardo a dire che inverto la rotta che qualcuno può pensare e penso proprio che il PSG abbia giocato meglio rispetto al Lens. Comunque, tutti e due si impegnano per quel che possono, pochi fraseggi di palla, ma comunque interessanti, quindi utili, e quindi risultato che termina con un pareggio. Da Narratore Italiano è tutto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, complimenti all'una e all'altra compagine sportiva. Ciao a tutti, grazie e buona domenica.